Una squadra profonda, una big, come hai detto tu, la prima in classifica. Se guardiamo le statistiche, ha rispettato, diciamo, la squadra che era stata costruita per provare a vincere il campionato, seconda per quanto riguarda gli assist e i rimbalzi e prima in punti realizzati. Un quintetto importante con Rogic in cabina di regia, Bucarelli, Nikolic e due grandi giocatori come Baldirossi e Hunt, e dalla panchina da sottolineare quelli che entrano: Berdini, Darosso, Severini, tutti giocatori esperti, veterani o comunque di energia. Da parte nostra sicuramente una partita molto difficile, Cantù ha perso solo due partite in questo campionato. E come si sta preparando la squadra e cosa dovrà fare in campo per provare a contendere la vittoria? Da martedì siamo tornati ad allenarci, abbiamo rivisto la partita con Milano, siamo consapevoli di aver perso un'occasione, perché comunque la partita l'avevamo giocata. Se fossimo stati collegati per più minuti, non dico per 40 minuti perché è quasi impossibile, ma per 35 al posto che 25, forse il risultato sarebbe stato diverso. Per giocare contro Cantù sappiamo che tutti dobbiamo fare una grande partita. Sarà fondamentale impattare a livello fisico, perché sicuramente hanno una fisicità importante. Importante provare a pareggiare, la gara sotto i tabelloni, quindi a rimbalzo offensivo e difensivo, e provare a limitare quella che è la loro circolazione di palla.